E torna l'appuntamento con Libri nel Borgo Antico, la rassegna ospitata dalla città di Bisceglie dedicata alla lettura. Oggi vi riproponiamo l'intervista a Valeria Patruno, autrice di Il giallo è un colore neutro. Un libro al giorno incontra Valeria Patruno, autrice del romanzo Il giallo è un colore neutro, edito da Jazeera, la storia di due donne che è un po' paradigma della storia degli ultimi 40-50 anni. Sì, la storia che vede come protagoniste due donne di due generazioni a cavallo l'una dell'altra, quindi una madre e una figlia. È una storia, per molti versi paradigmatica, nel senso che racconta quelle che sono state alcune delle evoluzioni e io credo anche alcune delle involuzioni della storia degli ultimi 40-50 anni della nostra Italia, anche di un'Italia collocata in un contesto europeo e anche globale. Si parla, è una storia al femminile, ma non solo, nel senso che il racconto della vita, o meglio di una parte della vita di queste due donne, incrocia tantissime altre storie, tantissime altre esperienze. Grazie a Valeria Grazie. Patruno, autrice del romanzo Il giallo è un colore neutro, edito da Jazeera. E grazie a Libri nel Borgo Antico, la rassegna degli autori e dei lettori che si svolge a Bisceglie ogni ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro.